Ed eccoci qui ragazzi, sesta puntata di Hearthstone Beast Hunter. Parte il test, dobbiamo testare il Beast Hunter ragazzi. Allora no, prima di partire andiamo nella collezione. Che magari non mi... Il Beast Hunter che sto portando, ho paura che sia standard. No, non è standard. Vabbè, lo scopriremo subito. Allora entriamo un attimo qua dentro. Usciamo. Giusto per scaramanzia per il deck tracker. Selvaggio. Perché in standard non posso usare questo deck. Ah, io questo mazzo infatti, è solo per partite selvagge. Un attimo a testare questo. Perfetto, possiamo andare. Andiamo, Beast Hunter. Primo tentativo, prima partita di questo deck, ragazzi. Ah, sento già un odore di sconfitta. Vediamoci il giubbotto, dobbiamo farci 5 game molto rapidi. Il cacciatore è sinonimo di rapidità, ma non in questo caso, perché è un deck abbastanza lento. Un deck che punta sul mid game, da quello che ho capito. Un deck che punta sul mid game, che quindi deve resistere, deve cercare di aprire, insomma. Abbiamo un buon early. Rexar contro, Uther. Anche Uther è uno di quelli che può avere... La caccia abbia iniziato. Da early, da mid, dipende. Adesso non lo so che Uther sarà. Allora, cosa abbiamo? Lui lo lasciamo. Lui lo lasciamo, il Trog, bellissimo. Dopo che il tuo eroe è attaccato. Dragas e la carta nave. Ok, lasciamo tutto, ragazzi. Mi ispira questo mulligan. Nessuno sopravvivrà. È male. Ah, vedo che hai portato ospiti. Chiaramente abbiamo 5 di vita perché abbiamo la leggendaria che ci allunga la vita e kick. Ci serve proprio per cercare di portarci il mid game. Cosa facciamo noi? Perché lui utilizzerà moneta, creerà due di questi, a noi non ci piacerà. Io uso il Trog comunque. Userò comunque il Trog, ragazzi. Se usa la moneta, evoca un altro di questi Trog, non so come spiegarlo. Quindi speriamo che utilizzi la moneta. Questa è la strategia per bloccargli la moneta, dai. Agire in fretta. Devi agire, signore. Sei qui per il tour? Bravo, bella mossa. A rapporto. Sta mossa mi spegne la giocata che ho appena fatto. E io, raga, insisto onestamente con questa giocata. Voglio insistere con questa giocata. Assolutamente. Lui mi scambierà tutti e due per l'1-2 o mi scambia i 2-1-1. Infatti farà così. A meno che non c'ha qualche altra idea, ma non può usare magie. A rapporto. Ok. E scambia con lui, perfetto. Va benissimo. Perché noi utilizziamo questo adesso. Io caccio da andiamo addosso a lui. Cazzo faccio, raga. Facciamo lui, dai. Preferisco lui. Finito. Anche perché preferisco cosa, tra l'altro, che è un dragaggio. Non l'ho capita la strategia dei dragaggi. La luce si affievolisce, ma noi combattiamo. Non l'ho mica capita, raga. Scambio? Non so cosa mi faccia. Io caccio da solo. Scappa.
tarro. Vediamo cosa c'è. Non ci esce una bestia. Siamo molto sfortunati. Mannaggia. Vediamo lui perché. Miniera di tanto. Utilizziamo lui, cerchiamo di buttarci tutto, ragazze. Non abbiamo servitori da umana, ma ti pare? Che schifo, che sfiga, ragazzi. Ma che devo dire io? Una vera sfiga. Noi cerchiamo sempre di impedirgli di lanciare le magie a sto porello, dai. Tanto adesso tira fuori un'arma, un qualcosa, ce la batte. Che palle. Che vai in faccia. Che c'è? Noi allora evochiamo lui e scambiamo tutti e due. Cerchiamo di tenerci il controllo della board, che è l'unica cosa che forse riusciamo a controllare adesso. Partita è lente con questo deck, ragazzi. Vengina, Shiori, vengina! Mi fornisce 1-2. A rapporto. Me li sta baffando forte. Sta a rapporto. Male! Che fa sta roba? Assalta? 3-1? Buono! Peccato che non mi risolva i problemi. È raro, di troppo. Lo lasciamo così. Siamo molto incasinati. Il Loateb stra mega galattico. Ma chi sto sfidando in questo rank? Bellissima l'animazione. Vabbè, tanto non dovevamo utilizzarlo, dovevamo utilizzare a lui, tranquillo, è lesto. Finito. Pochi snacksix. Questo mazzo non mi piace, di certo non rende come quello dello shamanzu. No. Pessimo. Questa è roba pessima. Al rapporto. Ok. Rinviene e lancia due segreti migliorati. Noi lo facciamo, raga. Meglio che ci frega. Quando la versione è? Dopo che l'avversario ha giocato 3 carte in turno, infligge 9 danni al loro nemico. No. Quando un servitore nemico attacca, lo fa ritornare in mano. Io direi questo. E questo. Ve lo dico io. Evochiamo un famiglia animale. Vediamo che succede. Secondo me comunque non ci risolve i problemi. Torna a casa. Evoca 5 servitori. Madonna. A rapporto. E così me la fai semplice. A rapporto. Ma ne evoca altri 2. A rapporto. Ma tanto c'è ancora questa, ragazzi. Cioè, viene distrutta da questa trappola, sta giocata. Viene ancora rotta. A noi va bene così. LOL.
Bellissima, che colpo di culo. No, la lasciamo qui in mano. Che può servirci. Lasciamo perdere. Vediamo se... vediamo cosa fa lui. Non voglio attaccare con questo servitore. Che vuole spaccarmi tutto. A rapporto. Vediamo se mi va in faccia. Mi va in faccia, perfetto. Ha sprecato completamente la giocata di adesso. Che ne dici? Uther, mi hai fatto un favore. +2/+2 è immune quando attacca a un servitore. Quando muore evoca un ariete. Muori dai piedi, cazzo! E lasciamo perdere così. E lasciamo perdere così, ragazzi. Ce la dobbiamo giocare molto lento. Come ha fatto? Cosa fa? Per adesso dalla parte con le cose gli dà scudo. Madonna. Anche lui si apre giocate interessanti. Carico e pronto a colpire! Che cazzo ci devo fare? Tanto. Allora. No. Ottimo. Ci sfanculiamo sta roba, dai. Non ce lo buttiamo via. Ci andiamo in faccia. Proviamo a chiudere sto match. Anche se la vedo difficile. Secondo me adesso mi piazza le cosette brutte. A rapporto. A rapporto. Che palle. Minchia. Esagerato, eh. Ma stai scherzando? Un po' esagerato. Vediamo cosa mi fa invece adesso. Che schifo. Questa è stata una sfiga totale. Dai, gli manca. Che cazzo? Cosa fa Colosso? Non lo so. Finito. Non ne ho danni... danni rapidi, vero? Lo silenzia. Se non mette un taunt e mi esce il cinghiale, abbiamo vinto. A rapporto. A rapporto. Niente cinghiale. Se controlli l'idra l'odonte evoca due testi di idra lagazzo. Sì. E idem qui. Perfetto. No, bellissima come carta questa. Vediamo che ci combina l'avversario. Thank you.
forse mi vuole fare un danno aria e togliermi tutto insieme. Jenkins! Ok. Mi fai i signorini con lo scudo divino. E ho vinto. Sì, dai, stai facendo il buffone adesso. Vittoria! Grazie mille! Che cazzo di mazzo difficile, ragazzi! Ma che diavolo! Cioè, difficile, leggo! Poi sì, va bene, difficile! Mamma mia! Quanta ansia che mette sto mazzo! Oh yes! Vai vai, prossimo match. Minchia, quindi appena ci capita, cioè dobbiamo cercare di mettere il signorino che ci cambia il potere eroe il prima possibile, perché è rottino. Ti ha permesso di tenere una board sempre, insomma, abbastanza consistente tra l'altro. Tyrand contro Tyrand. Vediamo cosa ci combina il Priest. Elune, dammi la forza. Elune, gliela dai la forza. Abbia inizio. Mi viene una copia di una bestia nel tuo mazzo. Dice. Allora, togliamo Sir Denacius, che non ci serve per nulla adesso. Chiaramente ci do un'altra cosa che ci serve anche a me. Va bene. Oh, subito così, ragazzi. Ospiti. Guardate quante animazioni. Ospiti. Tanti ospiti. Cosa sta facendo? Va bene. Subito noi andiamo in performance. Rinveniamo una bestia dal nostro mazzo. Pigliamo lui. Pigliamo lui, sì, per forza. E tanto gli altri non li utilizzeremo mai. Fino a quando non ci arriviamo con il relativo turno. Continuiamo. Evochiamo pipistrelli e cerchiamo di andargli aggro. Tra l'altro ci è arrivato già Tavish, Fantasticus. Vediamo se indovina. Ha indovinato! Chissà quale carta. Che canzone tenebrosa. Io non l'ho capita sta infusione comunque. Che c'è? Mataruggi! E quando muoiono le cose? Ma non fai vedere la cazzo di spiegazione. Lo sapevo che me le fotteva tutte. Ah, si è infuso. Ah, che scemo che sono. Mi è andato fortissimo sta carta. Allora, andiamo sì di lui. Se la carta è una da umana, lo evoca subito. Andiamo quindi di lui. Vamonos! Che tra due turni ci buttiamo a Tavish. L'ha indovinata bene. Va bene. Tanto non ha bestie, suppongo. Ok. Solo una. Questo mi piace di più. Questo mi piace di più.
Ok, abbiamo capito la meccanica dello scambio. Che vergogna capirlo adesso. Oddio! Non ha senso quello che sto vedendo. Mi batterà con le mie stesse carte. Non ho bestie, è assurdo. Tavish. Rischio con Tavish, raga. Non me ne piace una. Questa è pericolosa. Facciamo questa, dai. Minchia, mi serviva quella del fuoco. Facciamo così. Pigliamo una saccagnata di botte adesso. Però non posso lasciarglielo quel servitore lì. Sennò continua a moltiplicarsi ancora di più questi. Guarda che mi farà un bordello. 6, 12, 17 danni. 19. Mamma mia. Bruttissima storia. La carezza della morte non è mai gentile. Pessima storia. Allora, evochiamo lui. Che si distruggerà. Ci permetterebbe di evocare lui, ragazzi. Non è che ci risolva molto il problema. Non ci risolve il cazzo, ci risolve a noi. Vabbè. Mi sa che questa la perdiamo. Se la perdiamo non c'è uscita la magia che ci serviva. Non c'è uscito il segreto che ci conveniva a noi. Ci abbiamo perso. Non te la faccio fare il potere eroe, bastardo. Dai, dai, siamo 1-1. C'è girata bene, poi c'è finita di girare male, però. L'avversario gli è girata tantissimo bene, devo dire. Devo essere molto onesto. Nonostante i miei sforzi invani. Non so se con lo sciamano, forse con lo sciamano l'avremmo battuto. Andiamo col terzo game, ragazzi. Per ora siamo a un win rate del 50%, una vinta, una sconfitta, normalissimo. Stregone contro Mal'Ganis. Vediamo Mal'Ganis che cosa ci Vivo di nuovo. Che la caccia abbia inizio. Buttiamo Sir Denatrius e l'Ariete e ci teniamo Bracciante, sperando che ci duri almeno un turno. Così ci guadagniamo. Ok. Ah, ah. Vedo che hai portato ospiti. Chiaro, zio. Che c'è? Finito. Subito. Vediamo come me lo abbatte in poco tempo. Guardalo. Che stronzo. Vabbè, noi andiamo subito di lui. Che ci evoca un dormiente. Si risveglia tra un turno. Ok. Un attimo. Ok. E cosa sto guardando? Diamo il buff. Diamo il buff a lui. Almeno si può permettere di scambiare più cose. Allora, non mi piace come si sta mettendo la partita. Se una carta ripeti l'effetto finché... Cosa ha detto? Ah!
Per ogni impi che controlli, ok. Ora che fare? Io direi, utilizziamo questa per rinvenire. Bella, bella merda. Vabbè, rinveniamo lui, è la cosa che conviene più. Però evochiamo questi piccoli dormienti e li lasciamo lì. Finito. Tutti e due dormienti, molto dormienti, devo dire. Semembrato del cervo. Equipaggia un grande arco addirittura. Buono. Ci mette 30 anni a svegliarsi, ma buono. Pesca una carta, ripete l'effetto per niente. Sta pescando il più possibile. Questo vuole dinallenarsi il mazzo. Dobbiamo cercare di abbatterlo, ragazzi. No, però non lo possiamo ancora utilizzare. Ah, allora io direi di usare lui. Siete adorabili! Ci evoca lui, perfetto. Adesso mi dovrà buttare il cataclisma più totale, immagino. Ok. Lo fa esplodere. Fa 4 danni, quindi. Bravo lui! Bravo lui, ragazzi! Ci fa il dormiente intanto, ci evoca un grande arco. E noi siamo felici. Perché... evochiamo. Ah, innanzitutto sì. Evochiamo lui. Lui. No, andiamo in faccia direttamente. Cominciamo ad andare in faccia. Siamo messi maluccio. Per forza la magia giusta. Dopo che hai pescato quello che prende, c'è il costo della magia. Che cazzo. Questo è Mechactoon, stai a vedere. Stai a vedere che è Mechactoon questo. Andiamogli in faccia, ragazzi. Cerchiamo di sfondarlo. Perché non lo so se riusciremo a distruggerlo per bene. C'è 19 di vita, noi... ecco, vedi. Si sta pescando più carte possibili. Aiaia. Pesca 3 carte, scegli una da scartare ancora. Si dilania troppo il mazzo sto qua. Però ha 2 di cose. Adesso però si riduce il costo delle carte. Col potere eroe. Attenzione. Sta per rifare le sue magie. Io non lo so se... ma come si dice? Effetti collaterali. Ucciderlo in tempo. Ok. Ascolta, io ci devo andare pesante. Ci devo andare molto pesante. Perché questo si finisce tutte le carte adesso come minimo. Ma non c'ho più turni da giocare. Dopo che è stata scambiata, continua a scambiarsi carte questo qua. Pescato. Cosa facciamo? Altre ossa da sgranocchiare. Bellina. Bruttina.
guarda. Giunta la mia ora. Effetti collaterali? Nessuno, fidati. È proprio un bel deck. Porca puttana. Non ho più turni, tanto vale utilizzare questo. Io caccio da solo. Ok. E gli abbiamo ridotto il costo. Non lo so. Non lo so, Rick. Io provo ad andare in faccia. Finito. Io ci provo. Anche perché se mi esce King Crush... Non sei nulla stavolta. Oh! Pure l'armatura è quello che a me scalza più. Cosa fa la fenditura? Fa queste robe, è vero? Male? Malissimo. King Crush, dai. No. Wow. Peccato che non hanno assalto. Che schifo. Io caccio da solo, non posso. Peccato che non hanno assalto. Vabbè, tanto uguale. E adesso? Mi deve spaccare il 5-5 perché sennò per forza me lo deve spaccare. Altre ossa da sgranocchiare. E infatti me lo spacca così. Guarda, che sfiga, ragazzi. Non avete sentito parlare di me? Le sue magie del mondo. Profumo della morte. Profumo della morte. Profumo della morte. Sta facendo i suoi tricchetti. Vabbè. Ma che cazzo. Tiene il rantolo di morte. Ringrazio. Cioè io dopo che servizi. Spacco sta roba, alla spacca lui per noi. Morte sto mazzo, è figo. Ma che cazzo sto facendo? Va benissimo, è stato divertente comunque. Dai dai, andiamo con il quarto game. Terzo game assurdo. Terzo game è molto interessante, anche se l'abbiamo perso. Lo stavamo per vincere, eh? Se ci usciva la carta giusta, l'avremmo forse vinto. Rexor! Aia, se un miracolo rogue forse ho perso Valera. Di partenza. Guardati le spalle. Che la caccia abbia inizio. Il bracciante. E lo terrei pure. Lasciamo così, dai. Bracciante e biscotto. Madonna, ma perché due divoratori insaziabili? Non sono ancora riuscito a usarli, tra l'altro. Vedo che hai contato ospiti. Io passo. Facciamo così. Facciamo i misteriosi. Lui mi avrebbe spaccato il bracciante così esattamente. Noi invece adesso evochiamo il bracciante.
Sì, evochiamo il bracciante, moneta, buff. Finito. Almeno non ce la spacca con una pugnalata semplice, deve fare un po' di più. Ok, moneta. Pesca una magia, a combo pesca anche un servitore. Ok. Cosa starà preparando? Non lo so, raga. Io intanto cerco di buffarmelo il più possibile. Perché no? D'accordo. Lui è importante, ci fa pescare, insomma. Vediamo come si mette. Pesco due servitori se li giochi in questo turno ottengono furtività. Vabbè. Allora, cosa fare? Un altro tracciamento? Scazzo. C'è la carta 1 di mana pesca. Cioè, evoca un servitore, scusate. Noi lo testiamo. Sì, pigliamolo. Lo peschiamo. Lo peschiamo? Ah no, gli abbiamo diminuito il costo. Ok, che ogni volta mi dimentico. Mi confondo. Dai no. Non posso rinunciare a King Crush. Mi viene una copia di una bestia nel tuo mazzo. Questo sì, dai. Ci pigliamo lui, riandiamo in faccia. E ciccia. Vediamo che ci combina. Sta organizzando una marea di magie, secondo me, l'avversario. Che mi distruggerà tutto all'improvviso. Dai, molta suspense. Io spero che non mi ammazzi tutto all'improvviso. Ok. Noi ci continua a far pescare delle bellissime carte. Io direi di andare di arma e di potere eroe. Ah no, niente potere eroe. Ah, c'è ogni volta. Scusate. Ok. Riduciamo il costo di lui, che è importante. Andiamo in faccia sempre e via. Abbiamo messo off per recrash, ma serve ancora un po' di tempo. Non so se ce l'avremo tutto sto tempo, eh. Ecco, comincia a fare le sue magie l'avversario. Così, fatevi prendere dal ritmo. Wow. Sto facendo le cose, ragazzi. Vediamo cosa ci riserverà questo miracolo. Il miracolo, le monete, i trucchetti. Fatevi prendere dal ritmo. Si fa prendere dal ritmo. Vuole mettere Edwin con tutte ste combo? Vuole farsi una marea di monete? Così, fatevi prendere dal ritmo. Adesso esce la carta miracolosa, state a vedere. Braccia alla padella. Prossime due carte che giochi. Vediamo di cosa siete. Ok,
che vaneggi sta facendo l'avversario, ragazzi? Ma poi quanto tempo ha nel suo turno? Grazie alla padella! Che cosa mi ha fatto qui? Mio Dio! Cosa mi ha combinato l'aver ucciso il prossimo turno? Stavo già pregustando la vittoria. Ma no, che disperazione. Che cos'era la combo? Infliggi danni pari al numero di delle carte che hai giocato in questo turno. E chiaramente me ne ha giocate 16. 16 carte. L'ha giocata due volte perché aveva il... Va bene, lasciamo perdere. Mi ha fatto 32 danni in un turno. Vabbè, questo è il bello del Wild. Andiamo con il nostro ultimo match. Allora, probabilmente con lo sciamano l'avremmo aperto. Questo deck, sono sicuro che con lo sciamano l'avremmo fatto. Purtroppo questo Hunter, come ho detto, è un Hunter da mid late game. E quindi ne soffre da chi è control. O da chi fa combo prima di arrivare in late e mid, come questo Miracle. Rexar! Druido. Contro Scorza Bruna! Non lo so. Una visita. Che la caccia abbia inizio. Non lo so. Facciamo così, ci teniamo tracciamento per questo ultimo nostro match. Vediamo cosa ne tiriamo fuori. Oh yes. Ce la facciamo a farci un'altra vittoria? Ospiti. Lui è la moneta, ci buttiamo quindi subito. Questo troppo. Ci è capitato proprio a pennello. Pippo. Evochiamo l'allevatore che ci fa rinvenire una bestia. Sento fedore di boscata. Mettiamo l'ariete. Megera di troppo. Ok. Sparisci. Con l'ariete si va. Non mi piace che me lo picchi così. Basta con il tracciamento. Allora, andiamo di arma, ragazzi. Proviamo a dragare una bestia. No, non se ne parla, evidentemente. Andiamo in faccia. Lui, potere eroe. Poi farà moneta, cosa evocherà? Ah, niente. Va bene. Ok, rievochiamo lui. Pigliamo a sto giro lui. Esattamente. Andiamo di dragaggio. Niente. Come sempre. Utilizziamo i rinvieni. Tracciamento per rinvenire. Il bracciante che cercheremo di mettere subito. Fanculo. Fatta un giro. Si deve riconcentrare su di lui. Ma ne farà di cose. C'ha 7000 carte, una moneta. Guarda lì. Ecco come si concentra bene. Questo mi vuole twerkare la testa. Tracciamo. Cioè, tracciamo, si tracciamo. Allora. Proviamo lui. Tentiamo... No. Sai che? Mettiamo lui invece. Fattano un giro! Dice. Almeno se muore poi mettiamo al prossimo turno subito lui. Al costo 5.
Dracaggio, che fa? Ce la fa leggere. Mio Dios, quanto ci metti a cercare la carta? Hai il manufatto? Oh! È da un po' che non vedevo sta carta. Va bene. Tosta. Facciamo così. Evochiamo lui. Si draga. Il cazzo si draga perché non c'è un servitore di costo 1. Che ci devo fare? La chicca. Andiamo di pipistrellini. Tutto in faccia, ragazzi. In realtà tutto in faccia. Chi se ne frega. Se ci spacca questo al turno 7 dovremmo riuscire a fare il recrash. Proviamo a chiuderla così. L'avversario a fare le sue scelte di vita. La facciamo, druido. Provocazzo. Mi sta provocando. Ok. Abbiamo vinto. Semplicemente. Fattelo un giro con Recrash. Signori. Che possa crescere un seme. This is the Beast Hunter. Yo. Mamma mia. Non lo so questo Beast Hunter. Ci ha fatto un 40% di win rate. Siamo stati anche sfortunati, eh. Oh, gioia. C'è una modalità. Qual è la rissa di oggi? Come si chiama? Benedizioni lunari. Celebra la festa della luna, scegli una classe o terreno ammazzo casuale, quindi scegli un animale per ricevere la sua benedizione sul terreno. Magari questo lo vedremo poi nella prossima puntata. Io direi di tornare nella nostra astronave e chiudere la live. Ok, andiamo nella nostra astronave.